Nella Giornata Nazionale della Cultura Popolare, il 13 dicembre al Polo del Novecento di Torino, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle tesi di laurea vincitrici del concorso intitolato a Gianni Oberto. Il premio è stato istituito dalla Regione Piemonte per onorare la memoria di uno dei suoi primi presidenti e promuovere la conoscenza del territorio regionale. La mia tesi riguarda il comune di Fabria, riguarda i nomi dei luoghi del territorio che erano presenti già a metà del 1700 e i significati che questi luoghi hanno. Anche oggi una persona può andare a vedere appunto se il luogo in cui abita continua la denominazione di una volta oppure se il luogo è cambiato, il significato che poteva avere, quale per esempio poteva essere la zona abitata, per quale motivo, che cosa si faceva in quel luogo, perché appunto ci sono vari territori che continuano la denominazione. Tornare a leggere l'opera di Cesare Pavese perché credo che sia ancora piena di interrogativi molto stimolanti per chi la legge, e la tesi appunto ha avuto come oggetto il periodo in cui si rifugiò a Casale Monferrato tra il 43 e il 45, quindi un periodo molto importante per la storia di questo paese, ma anche un periodo molto tormentato di un uomo nelle cui paure, tormenti e speranze ci si può ancora ritrovare.